24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Gli ospiti di oggi sono tutti conosciuti dai nostri amici, in quanto sono stati presenti nelle trasmissioni precedenti. Si tratta di Anna Maria Janin, di Salvatore Naizza e di Primo Pantoli. Siamo riuniti qui per conversare su una mostra molto importante che è in atto al Festival dell'Unità. È stata una mostra molto importante perché è una visione storica di quanto è avvenuto a Cagliari, in Sardegna in generale, negli ultimi 20 anni. Salvatore Naizza ha curato questa mostra, l'ha ordinata, e i nostri amici farebbero bene ad andarla a vedere, così si rendono conto dai documenti che sono presentati, dalle opere, di ciò che è avvenuto appunto in questi ultimi 20 anni e di ciò che avviene anche adesso, seppure questo settore sia abbastanza limitato in quanto mancano molte presenze che non ci sono semplicemente perché l'impostazione di Salvatore è stata quella di privilegiare l'attività dei gruppi. Ecco, mi pare che forse Salvatore riuscirebbe a spiegare meglio questo che voglio dire. Sì, mi sembra importante, o mi sembrava importante, ancora ne sono convinto, che ricostruire 20 anni o più di storia dell'arte in Sardegna attraverso un punto di vista molto preciso fosse l'unica impresa possibile da condurre a termine in un numero limitato di giorni, una ventina di giorni in cui ci siamo impegnati tutti quanti a raccogliere materiali, a vedere giornali, a raccogliere documenti e quadri di personaggi che in parte sono spariti, in parte sono invece ancora operosi. Quindi un punto di vista molto preciso e che consente di raggruppare una serie di dati utili per chiunque, ma utili anche per la storia delle arti visive, perché io sono convinto che in Sardegna, se c'è stato un momento di cultura veramente nazionale e internazionale, c'è stata quando questi gruppi si sono mossi. Cioè, noi potremmo verificare questo controllando ciò che in generale si faceva precedentemente. Cioè, in precedenza e anche negli stessi anni in cui si muovevano questi gruppi, la cultura figurativa era legata o a schemi precedenti, a schemi artistici precedenti, ai Biasi, ai Mesmarini, ai Figari, ai Ciusa, eccetera, eccetera. E al più si era andati verso una rivalutazione di alcune tematiche o di alcuni modi italianizzanti, diciamo, invalsi in Italia nel periodo fascista. Quindi, ripeto, rispetto al vasto movimento che dall'impressionismo in poi è avvenuto nel mondo e che ha sconvolto i modi di vedere, in Sardegna non è che ci fosse granché. Controllando oggi la sequenza delle opere che sono esposte nel padiglione dell'isola al Festival dell'Unità, noi possiamo vedere come invece tutti gli artisti, e diciamo dai primi gruppi sino alla chiusura, sino al giorno d'oggi, abbiano veramente rappresentato un momento internazionalista senza venir meno all'impegno locale. Quindi una opera di sprovincializzazione che è stata una cosa sacrosanta e secondo me costituisce il momento più importante della cultura e direi quasi di tutta la cultura sarda in questi ultimi 20 anni. Oggi ci muoviamo in modo diverso anche per merito loro. Ecco. E su questa opera di sprovincializzazione forse potrebbe dirci qualcosa Pantoli, che è stato uno dei protagonisti, uno dei più attivi. E, non so se sia il caso, se ti piacerà questa cosa, un po' perché ripescare forse troppo nel passato, ma descrivere ai nostri amici qual era il clima culturale, qual era il modo di muoversi di tutti noi che eravamo giovanissimi allora, gli ostacoli che incontravamo, i casini che abbiamo in qualche modo determinato.
diventa una testimonianza proprio in questo caso, oltre che l'opinione di un protagonista. La situazione mi sembra che fosse chiaramente quella del rifiuto totale delle nostre posizioni o di qualunque anche dialogo con queste forze artistiche tradizionali. Non solo ci rifiutavano, ma non ci permettevano nemmeno di esporre, perché la situazione era limitata a due gallerie locali che si tenevano assolutamente legate alla pittura tradizionale. Noi venivamo considerati non soltanto, dico così, dei folli, ma proprio della gente da eliminare, da togliere di torno, proprio da rifiutare completamente, negli scontri che c'erano quotidianamente o gli amici del libro o nelle altre gallerie, si finiva a urla, non a discussione, non a dibattito, proprio a urlo, un rifiuto totale. Io ricordo che fui chiamato, non so, patricida o matricida, cose pazzesche, insomma, con urla, mi stavano buttato fuori letteralmente da queste gallerie. Lo scandalo evidentemente era nel mettere in crisi certi valori su cui qui nell'isola si viveva da cent'anni probabilmente. Insomma. Ecco, ma di così scandaloso, ecco, che cos'è che si faceva? Perché detta oggi questa cosa probabilmente fa ridere, anche se non tutti, perché molte persone saranno conservate. Certamente, ma di scandaloso, di fortemente scandaloso, che cosa c'era? Ma non c'era niente di scandaloso, guardandolo con l'occhio di oggi e confrontandolo a quello che succedeva poi in campo internazionale. Cosa c'era di scandaloso? C'era il nostro modo di dipingere, talvolta, ma che era già anche fuori, era già accettato, insomma. Di scandaloso qui cosa ci poteva essere? Qualche figura violenta, con dei colori violenti, oppure qualche nudo, che allora erano la cosa poi più facilmente più scandalizzava, insomma. Ricordo che non potevamo neanche portare i nostri nudi a incorniciare, perché venivano regolarmente messi nel retrobottega, nascosti al pubblico, che poteva qui subire chissà quali traumi da questi nudi, che erano assolutamente poi innocui oggi, visti oggi naturalmente, insomma. Ma penso che fosse proprio il nostro atteggiamento in generale era anche un po' un atteggiamento di ribellione, cioè non accettavamo così passivamente il dettato di questi patriarchi, insomma, della pittura, cioè li rifiutavamo apertamente, forse questo era quello che indispettiva maggiormente. Ecco, bisognerebbe precisare che questo clima non era tipico della Sardegna, era un po' tipico di tutta l'Italia, era il periodo in cui si facevano le interpellanze in Parlamento a proposito di una mostra di Collilunghi, come si chiama? Modigliani. Di Modigliani. E ci furono interpellanze proprio per via dei suoi nudi. Adesso credo che chiunque conosca i nudi di Modigliano tutto può dire, meno che si tratti di nudi erotici. Ecco, in Italia succedevano addirittura, queste cose. Addirittura c'era questo, ed è una cosa scoppiata, uno scandalo scoppiato a Cagliari, di cui si è occupato poi il gruppo d'iniziativa già dopo che si era ufficialmente ritirato dall'attività pubblica, in quanto la sede di Via Grazia Deledda era stata sgombrata per mancanza di quattrini, mancanza di fondi. Cioè era successo questo, che era arrivato un testo del Decamerone in tedesco e con illustrazioni. E questo testo del Decamerone fu ritirato, sequestrato alla Dogana di Cagliari nel 1964 come opera pornografica. E fece scalpore la cosa, e il gruppo d'iniziativa, che continuava la sua attività come agenzia Sardegna Arti, Pantoli, Brundo era il direttore, Pantoli era il redattore capo praticamente, uno con Mazzarelli e Staccioli, raccolsero questa ed elevarono una protesta che ancora oggi va vista per l'esattezza, acutezza ed ironia che esprimeva nei confronti di queste operazioni amministrative, che tuttavia rivelano quanto nel 1964 si fosse ancora pieni di pruriti, bacchettoni, e come un nudo potesse ancora scandalizzare nel momento in cui dappertutto il nudo era ormai una cosa quasi dei vecchi tempi, dei primi tempi eroici dell'espressionismo, eccetera. E qui continuavano a scandalizzare. Quindi
anche un'azione come quella di esporre dei nudi, di dedicare addirittura una mostra alla figura in nudo, come quella che fu impostata da Studio 58 in una mostra mastodontica, ebbero ripercussioni che valsero a sgombrare il terreno da un mucchio di equivoci. Quindi dico, cose elementari, cose che altrove erano già state fatte 50 anni o 100 anni prima e superate ampiamente, qui costituivano ancora materia di battaglia. Ecco, ci fu ancora uno scandalo, questo di altro tipo, in occasione della mostra del Portico Sant'Antonio. Cioè non erano tanto i nudi che scandalizzavano, quanto proprio il modo di porsi come pittori. Vuoi ricordare ancora una volta tu questi episodi, cosa succedeva, come dovevate difendervi dagli attacchi, a volte anche fisici, di certa gente? Tutto sommato poi il Portico di Sant'Antonio fu una mostra di grandissimo successo, perché fu una delle prime mostre popolari, possiamo dire così, perché fu visitata da tutto il pubblico che circolava in via Manno, largo Carlo Felice, e cui eravamo addossati ai quadri perché non ci trascinasse via la folla assieme ai quadri. Insomma, naturalmente in mezzo a tutta questa folla grandissime polemiche, è vero, sul fatto che non sapevamo disegnare. Mi ricordo una sfida che io feci col Cesare Cabras, no, col povero Cesare Cabras, che mi diceva che non sapevo disegnare. Io lo sfidai a disegnare un nudo in punta di penna, senza gomma e senza matita, così queste cose un po' anche ingenue, infantili se vuoi. Ma soprattutto scandalizzarono i quadri di Brundu, i famosi sacchi che rappresentavano, volevano rappresentare delle situazioni di campo di sterminio. E soprattutto forse scandalizzava anche questa presa di posizione politica, che fu quella che poi maggiormente scandalizzò dopo, quando facemmo le prime mostre politiche tipo Algeria 62, tipo Nazi Mikmet, con tutta la gente, tutti gli altri pittori, che dicevano che la pittura naturalmente non doveva avere nulla a che fare con la politica. Ci fu una presa di posizione del tempo che diede addosso proprio ai pittori per l'Algeria, dicendo che mischiavano due cose che dovevano restare perfettamente distinte, e che l'arte era qualcosa che non poteva essere risolta mai in politica, e cioè escludevano un modo di impegnarsi e proponevano a loro volta un ideale romantico o addirittura preromantico, perché in effetti dall'Ottocento in poi l'arte ha sempre preso posizioni sui fatti sociali in un modo o nell'altro. Diciamo che questa è una posizione condivisa ancora da molte persone, purtroppo. Una cosa però andrebbe detta a proposito proprio di questa impostazione del gruppo d'iniziativa. In quel periodo il vostro manifesto, non capito, non accettato eccetera, in realtà anticipava di almeno 15 anni posizioni, diciamo, poetiche di artisti che ora sono consacrati, che si rivelavano molto giuste, si rivelavano molto anticipatrici. Ecco, questa cosa andrebbe detta, e bisognerebbe anche domandarsi come mai, per quanto qui avvenissero cose che erano oggettivamente all'avanguardia, di fatto poi non ebbero la risonanza che meritavano. E tutto finì appunto in una mostra di ricordi che per certi versi è anche molto triste, almeno per noi che abbiamo vissuto queste cose in termini così di grande entusiasmo, senza però avere gratificazioni di nessun tipo, salvo appunto le cose che diceva Primo, questo entusiasmo della gente, sia pure critico, sia pure rumoroso, che testimoniava grande successo delle cose che si facevano. Ecco, qui bisognerebbe vedere quali sono queste carenze, come mai quando le cose avvengono in provincia nascono e muoiono nel giro di brevissimo tempo. Sì, io penso che questo sia un argomento fondamentale, proprio per spiegare in che modo iniziative che avevano tutta la carica e la chiarezza di prese di posizione nel campo dell'arte, che potevano valere non soltanto per la situazione locale, ma che potevano avere una risonanza in campo nazionale, in campo internazionale, eccetera, eccetera, siano andate invece così male. Noi in 20 anni abbiamo la formazione di 4-5 gruppi che si sono via via disciolti, riorganizzati, hanno preso forme diverse, si sono associati con intenti ora di confronto, ora di scontro,
in posizioni, in situazioni assolutamente sempre rinnovate, ma fondamentalmente con una vita breve. Ora, sicuramente chi dice che la colpa va riportata agli artisti che non si tennero, secondo me commette un errore che la storia stessa si incarica di sfatare. Cioè, intanto bisogna dire che c'era una insensibilità assoluta da parte di autorità verso il problema dell'arte, verso il problema delle strutture artistiche. C'era addirittura non insensibilità soltanto, ma ostilità, più forze che tendevano a eliminare queste frange che venivano volutamente considerate semplicemente rumorose e inutili. Cioè, questa feste, tutto sommato, che non aggiungevano nulla nel campo culturale, secondo loro, o addirittura finivano per importare modi che avrebbero falsato quella che veniva molto fumosamente individuata come cultura sarda, come cultura autoctona, un concetto tutto da rivedere, perché bisognerebbe qui rifare un intero dibattito per dimostrare quale fosse la forza di una tradizione che in effetti si è svolta in modo assolutamente diverso da come veniva presentata. Quindi ragioni obiettive che finirono per bloccare di volta in volta l'attività dei gruppi, un'attività meritoria, e Tonino Casula qui ricordava il fatto che queste manifestazioni si siano bloccate, ma che al tempo stesso preconizzassero situazioni e posizioni che attualmente sono le più accettate. Ecco, e questo è un segno dell'anticipo e della chiaroveggenza, se si vuole, in una situazione estremizzata come la nostra, provinciale al 100%, che, dove le frange reazionarie, bisogna chiamare le cose col loro nome, avevano la prevalenza nonostante la forza di partiti democratici anche che lottavano, cercavano di impostare discorsi nuovi. Ecco, in una situazione come questa era impossibile andare avanti proprio perché non esisteva l'appoggio, non esisteva il senso del problema, e finivano per venire scartate e marginate queste posizioni. Oggi come oggi si accetta tranquillamente anche da parte del Partito Comunista e da parte dei partiti di sinistra, della cultura di sinistra tutta intera, che ogni fatto culturale deve vivere in una sua specificità, che porti avanti nel proprio ambito le premesse, le sviluppi, le controlli, le verifichi, e che semmai, una dichiarazione di poetica essendo insufficiente, si debba puntare a confronti pubblici e a una rieducazione del gusto che può avvenire soltanto attraverso strutture pubbliche. In pratica è stata la lotta fondamentalmente di questi gruppi, anche se ognuno ha mantenuto proprie poetiche, ognuno ha cercato di preparare e di portare al pubblico delle opere che dimostrassero in quale senso si muovevano. Segno di questo sono le opere con le scritte di Pantoli, di Brundu e di altri, e segno anche evidente di questo è la serie delle opere transazionali che apparentemente svincolate da una tematica politica vera e propria, in fondo proponevano un approfondimento dei temi artistici, dei temi della visione, una revisione dei dati storici e un inserimento nella cultura contemporanea, proprio in un ambito di specificità assoluta, e come facciata pubblica proponevano il confronto, il controllo e una pedagogia che servisse a far vedere le cose senza il velo delle ideologie in pratica. Sì, sta di fatto che ancora oggi le cose non è che siano molto cambiate, basterebbe pensare per esempio che questa mostra, che per quanto piena di nostalgie per quelli che hanno vissuto questi avvenimenti, rimane pur sempre una cosa importante,
Bene, è una cosa che è venuta fuori semplicemente perché c'è stato il Festival dell'Unità, semplicemente perché il PC si è fatto carico di questa impresa e l'ha mandata avanti. E dico, è una cosa che avrebbe dovuto fare la struttura pubblica, è una cosa che avrebbe dovuto fare, mettiamo, la Galleria Comunale d'Arte. Ecco, come mai la struttura esiste? Come mai esiste anche una temperie politica più favorevole? Oggi i comunisti non mangiano più i bambini, neppure agli occhi dei più sprovveduti, non puzzano di zolfo, non sono demoni. Beh, come mai ancora oggi succedono queste cose? Come mai ancora non c'è la possibilità di inserire questi operatori culturali in termini generali? E come meriterebbero? Come mai ancora oggi si continua a tarpare le ali, a bruciare chiunque proprio che non abbia questa capacità di perlomeno di chiudersi negli studi, aspettare, non lo so. Ecco, ancora oggi è così. Tu, Dede, cosa ne pensi di questo argomento, questa mancanza di disponibilità da parte delle strutture pubbliche? Ah, io penso che l'insensibilità degli amministratori sia all'origine di questo problema qui. E per insensibilità io non è che intenda così una mancanza di qualche dote naturale, ma soprattutto dico si tratta di incultura. E questo viene fuori, diciamo, in molte circostanze, non solamente per quello che riguarda la struttura pubblica nel suo non funzionamento, ma anche per quelle occasioni in cui qualche nostro uomo, chiamiamolo, qualche nostro amministratore o politico, per esempio, inaugura delle mostre o fa degli acquisti addirittura per il palazzo comunale, eccetera, dove veramente di quei criteri non si sa quali siano. Ma penso che alla radice di tutto questo ci sia soprattutto un clientelismo che ancora è fortissimo e un'ignoranza totale dei fatti della cultura e anche, diciamo, uno scarso ritegno, perché certe cose dovrebbero provocare almeno una crisi di, non so, non dico di coscienza, ma non so, sono fatti che mi lasciano abbastanza sconcertata, ma comunque io ho notato che ci sono queste usanze, soprattutto proprio qui a Cagliari, in modo molto particolare. E questo secondo me è significativo, a parte che poi dico la disfunzione della scuola non ha mica una parte trascurabile in questo, no? Perché se certi problemi non vengono dibattuti a scuola, non si insegna per esempio ai ragazzi a vedere, no? Oppure che cosa sia appunto l'educazione artistica, per esempio, come viene fatta. Molti insegnanti di educazione artistica sono poi pittori, mettiamo, e fanno delle personali che io ogni tanto vedo e mi domando veramente queste persone che cosa possano insegnare ai ragazzini. E quindi il problema è molto vasto e comprende, dico, dalla scuola appunto anche ai mass media, che sono di tanti tipi e che veicolano una serie di pseudo correnti, di pseudo concetti, non lo so, è complicato. C'era Salvatore che bisbigliava delle cose a Primo Pantoli, e vuoi dirle a tutti? Sì, semplicemente questo, è il ricordo abbastanza deludente di esami di maturità artistica ai quali io ho preso parte in qualità di commissario per la storia dell'arte. E ricordavo che appunto in quell'occasione pensavo che i ragazzi forse avrebbero conosciuto meglio, ricordato meglio Picasso, Paul Klee o Kandinsky piuttosto che Lorenzo Lotto, il Pordenone. E dovete constatare veramente con amarezza e fare una ritirata sul programma che indipendentemente dal fatto che non fossero arrivati materialmente a questa fase della storia dell'arte, alla fase contemporanea, non conoscevano perché non si interessavano, perché non diceva nulla l'esperienza contemporanea. Questo è molto triste e mi sembra che Dede abbia perfettamente ragione quando chiede un impegno anche della scuola in un'educazione artistica che non sia generica ma sia portata
su un campo razionale, su un campo scientifico, di informazione esatta e di informazione completa. Si formano gli artisti nuovi, si formano gli insegnanti nuovi e mi sembra che i problemi con cui si devono scontrare siano principalmente i problemi dell'arte contemporanea. Quindi questo è un difetto che si aggiunge a questa insensibilità che giustamente è non cultura. Sì, e che è una delle resistenze, ma non la sola, che noi incontriamo per far funzionare strutture che esistono. Mi pare che Dede volesse completare il suo pensiero, poi vorrei sentire cosa ne pensa Primo Pantoli, che essendo un addetto ai lavori proprio specifico, un insegnante del liceo artistico, dovrebbe raccontarci delle cose forse. Prima ne dirò un po' male io dei ragazzi dell'artistico, perché io ricordo che quando io anni fa avevo una piccola galleria e si esponevo soprattutto grafica, e ricordo che spesso venivano ragazzi allievi dell'artistico a visitare le mostre che c'erano, e a parte il fatto che non sapevano distinguere veramente, dico, una incisione da una litografia, da un disegno addirittura, molto spesso. Poi, proprio riguardo a certe opere, e anche opere, dico, di loro insegnanti, per esempio Gaetano Bruno, io ricordo ancora che dicevano, sì, ma questo di Gaetano Bruno, ma lo so fare meglio io. Con una presunzione da una parte singolare, ma dall'altra, dico, un'ignoranza totale di tutto ciò che doveva invece, avrebbe dovuto essere loro formazione proprio specifica. Anche specifica, anche tecnica, perché dico, non riconoscere un disegno da una litografia, guarda che per uno studente del liceo artistico mi sembra grave. Però io non sono molto scandalizzata di questo, perché il clima della scuola, così, di ogni tipo di scuola oggi è veramente abbastanza pazzesco, per cui certo è singolare che proprio all'artistico succedano queste cose, allora nelle altre scuole, ma... Ecco, secondo Primo invece cos'è? Ma io sono, tornando al problema del perché non si sono realizzate certe cose, io sono d'accordo con Dede, certamente la maggior parte delle colpe ce l'hanno gli amministratori pubblici, gli uomini politici in generale, però non escluderei anche una colpa di noi stessi, certo. Perché da qualche anno effettivamente abbiamo smesso di organizzarci, il sindacato sappiamo alla fine che ha fatto, non siamo stati capaci o non abbiamo più avuto la volontà di ricostituire un'associazione qualunque, un sindacato ancora meglio, per poter riaffermare le nostre cose, adesso che c'è un clima politico indubbiamente più favorevole. Questo per quello che riguarda il perché non si sono portate avanti certe cose. Per quello che riguarda la scuola, indubbiamente il liceo artistico ha subito, come diceva Dede, la crisi un po' di tutte le scuole. E in maniera particolare noi abbiamo subito la crisi, una crisi di crescenza, insomma di crescita proprio numerica, perché improvvisamente siamo passati da 200 alunni a 800 alunni, e con, naturalmente diventando una scuola di massa, ma nel senso peggiore della parola, non nel senso buono della parola, perché ben vengono le scuole di massa, però non quando si va al liceo artistico soltanto perché ci si va soltanto perché è una scuola che si pensa che sia più facile e che dia più facilmente un titolo di studio qualunque per poi andare a fare una professione qualunque. Io ho alunni che vogliono fare l'impiegato della regione, vogliono fare il carabiniere, vogliono farci gli non sto raccontando storie, sì, che è chiaro che quando noi parliamo di arte molto probabilmente non gliene importa niente, gli importa soltanto avere un diploma qualunque nella speranza così di occupare un qualunque posto. Insomma. Poi ci sono stati, abbiamo assimilato anche i lati peggiori delle battaglie del 68. Non certo. I lati positivi di rinnovamento, ma i lati peggiori, cioè sì. La contestazione per la contestazione arbitraria contro tutta la cultura indiscriminatamente, contro tutta l'arte indiscriminatamente. L'arte borghese va rifiutata, la cultura borghese va rifiutata. E non si è capito che invece bisogna prima conoscerla, assimilarla, digerirla e poi ricostruire sopra le rovine di questa cultura borghese, che poi a quanto pare non intende affatto rovinare ancora, certo. Ricostruire una nuova cultura, insomma. Potrei aggiungere una cosettina a questo proposito. Ecco, breve, perché dovrei girare il nastro. Sì. Soltanto questo, che a me sembra che la battaglia di questi, degli artisti che sono esposti, che espongono alla mostra, al festival, una preoccupazione fondamentale sia stata questa, cioè dichiarare che il movimento operaio, il movimento delle sinistre, può diventare veramente egemone
quando si impadronisce di tutta la cultura, anche di quella cultura borghese, la quale non è da buttare via, ma è da gestire in modi diversi. Ecco, questo argomento che è estremamente stimolante lo riprendiamo appena è voltato il nastro. Ecco, allora riprendiamo questo discorso sul possesso della cultura, diciamo per adesso senza aggettivi. Tu, Dede, volevi dire una cosa? Ma io volevo dire che c'è un clima abbastanza strano, perché si crede, e questa credenza è molto diffusa, che degli strumenti culturali si debbano impossessare solamente gli operatori culturali cosiddetti, no? Perché per gli altri, per i comuni mortali, i lavoratori di tutti i tipi, tutto questo non serve. Io insegno in un istituto tecnico e ho sempre sentito dire dagli allievi, ma anche molto spesso da certi professori, che in questo tipo di scuole quello che è necessario è la preparazione tecnica e scientifica, ma che per quello che riguarda per esempio la lingua italiana, ma la storia e le materie cosiddette umanistiche, perché ancora questa divisione c'è nella scuola, inutile negarselo, sono meno importanti per un tipo di scuola che ha un indirizzo tecnico. Ora io domando e dico se diciamo con questa situazione si può poi parlare di importanza dello strumento culturale per ciascuno di noi, per ciascun cittadino e per ciascun uomo in quanto tale, al di là del lavoro che sarà destinato a fare, no? Fino a che, dico, a scuola circola questo clima qui, come si può pensare che poi improvvisamente, dico, per magia ci si renda conto dell'importanza dell'impossessarsi di questi strumenti per avere poi un'egemonia e gestirsi il potere a tutti i livelli, dico. Se almeno anche questo aspetto, questa distinzione che tu facevi tra materie umanistiche e no, se almeno la scuola riuscisse a mandare avanti anche un programma di tipo soltanto tecnico, credo che prima o poi questa distinzione non si farebbe più fra materie umanistiche e no, perché si riuscirebbe probabilmente a capire il mondo anche attraverso un tornio, mettiamo. Il fatto è che non avviene neppure questo, il fatto è che non si conosce neppure il tornio, non è che questo è il dramma. Cioè, a questo proposito volevo dire che comunque le cose al liceo artistico stanno lentamente cambiando. Cioè, quest'anno abbiamo fatto una serie anche di attività extrascolastiche o parascolastiche che siano, che poi sono quelle più scolastiche delle altre, cioè dibattiti, conferenze, concerti, e inoltre abbiamo messo su proprio a proposito di questo impadronirsi anche degli strumenti tecnici, abbiamo messo su dei laboratori di fotografia, di serigrafia e di acquaforte che penso che entreranno in funzione l'anno prossimo. Sicché dico, finalmente siamo riusciti, se non altro, a convincere della necessità di impadronirsi degli strumenti tecnici, insomma. Sì, che non è assolutamente poca cosa. Io penso che sia la partenza più giusta, perché la scuola vecchia, quella fatta di teorie, di raccontini sulla storia dell'arte, sulla storia tout court, sulla letteratura, eccetera, è evidente che ha fatto il suo tempo, e bisogna effettivamente riuscire a mettere le mani nelle cose, perché è soltanto mettendo le mani nelle cose che si capiscono i problemi. Quindi ben vengano questi strumenti, perché credo che da lì nasceranno i problemi, anche sui linguaggi, anche su una conoscenza più cosciente, diciamo, della storia, eccetera. Ecco, voi invece all'università, che lavorate ad altissimo livello, com'è che vi trovate con questi... Noi ci troviamo abbastanza spaesati in questo senso, proprio perché ormai i difetti di una scuola di massa che ha saputo trovare come unico modo di soluzione provvisoria la dequalificazione degli studi, ovviamente ci mette nella impossibilità, o pressa poco, di portare avanti un insegnamento che, tolte le eccezioni individuali e l'impegno che ognuno di noi sente di poter dare, tolto questo, in linea di massima non funziona. E pertanto noi rischiamo di avere dei generici, la facoltà di lettere così varia nelle sue direzioni, finirà per tirar fuori un laureato che
per il titolo non potrà dire nulla a nessuno, cosa sappia, cosa può sapere e dove può essere impegnato. E nel campo della storia dell'arte noi cerchiamo di puntare anche sulla ricerca, perché naturalmente più di altre materie ci leghiamo al territorio, ci leghiamo alla società, perché le cose di cui ci occupiamo nascono fuori di noi direttamente, sono visibili, sono oggettualizzate, sono degli oggetti che hanno una forma e quindi, in quanto sono degli oggetti, sono visibili, sono da studiare in modo scientifico, da studiare in modo diretto. Questo ci consente qualche chance in più rispetto ad altri insegnamenti, ma tuttavia, oberati come siamo da esami, da tesi, eccetera, eccetera, resta uno spazio minimo per la ricerca, per esempio, e per la guida anche in questo senso. E chi può prendere e vuol prendere sicuramente sarà in grado di avere una formazione specifica di tutto rispetto, ma la gran massa delle persone che passano anche attraverso il nostro istituto o attraverso vari istituti finiranno per avere una cultura parziale, una cultura non controllata, soprattutto perché mancano le basi istituzionali, perché l'università non è in grado di far fronte. Ecco, anche per tornare un po' all'oggetto della nostra discussione, che è questa mostra allestita al Festival dell'Unità, data questa premessa, visto che la scuola ormai non riesce a determinare quel minimo di sensibilità nelle masse, si pone di nuovo il problema dell'impegno dell'artista. Cioè, a questo punto, ecco, noi possiamo parlarne forse con più tranquillità oggi di quanto non si facesse qualche tempo fa. E a un certo punto l'artista, di fronte a queste cose, cosa può fare? È lecito che si chiuda nel suo studio in attesa di tempi migliori, diciamo, oppure si deve rimboccare le maniche e derogare un po' dalla sua specificità e fare altro, fare per esempio l'insegnante, fare per esempio il sociologo, fare per esempio il sindacalista. Ecco, cosa ne pensi prima di questo problema? Beh, tu sai bene che è un problema abbastanza complesso, perché la specificità proprio della nostra professione ci dovrebbe impegnare giorno e notte, indubbiamente. Però non è la prima volta che nella storia, in momenti di crisi, gli artisti si sono effettivamente rimboccati le maniche. Vedi il periodo della rivoluzione russa, in cui gli artisti di grandissimo livello, dico, si sono messi a fare manifesti o hanno preso degli atteggiamenti proprio didattici nei confronti della rivoluzione sociale che era in corso, dico. E io penso che oggi siamo in un momento tale di crisi, proprio particolarmente qui in Sardegna, in cui dovremmo cercare di equilibrare proprio quelle che sono le nostre ricerche specifiche, professionali, e con un'attività pubblica, senza la quale abbiamo visto che in questi ultimi anni non si è mosso niente. Non solo non si è mosso niente, dico, nelle strutture sociali, ma non si è neanche prodotto un rinnovamento nella degenerazione. Cioè, noi abbiamo smesso proprio nel momento in cui dovevamo anche creare una nuova generazione di artisti, in fondo, no? Stimolare la nascita di questa generazione di artisti, ci siamo isolati e si è fermato tutto, insomma. Oggi non vedo neanche un panorama di giovani che abbia in qualche modo assimilato quella piccola lezione che abbiamo cercato di dare. Forse ci siamo fermati troppo presto. Va bene, ma scusa, poi ti passo subito il microfono. Ma non è che... Non mi pare questo un argomento abbastanza convincente, perché in fondo anche noi non è che avessimo alle spalle qualcuno che ci pungolasse, che ci dicesse ecco partite, anche noi venivamo dal buio totale, eravamo immersi nella provincia più remota. Beh, perché noi avevamo questa necessità di organizzarci, sia pure all'interno di un segno negativo, cioè d'accordo su ciò che si doveva rovesciare. E i ragazzi di adesso invece questa cosa non la sentono. Volevi rispondere a questo oppure hai qualcos'altro da dire? No, dicevo che forse non è proprio tanto esatto dire che vi siete chiusi, non avete più così curato i giovani, perché almeno per quello che mi risulta, io so che c'è stato un periodo 2 o 3 anni fa in cui alcuni artisti erano stati contattati dai giovani del movimento studentesco, per esempio, e per essere così aiutati a fare manifesti, e quindi avevano chiesto di imparare la serigrafia e anche l'uso della fotografia,
e così e avevano imparato a impostare un manifesto in modo abbastanza corretto, no? Questo poi è diventato così un loro modo autonomo di comportarsi, quindi adesso io penso che abbiano, adesso hanno cambiato anche il nome, sono i lavoratori per il socialismo, mi pare, no? Però questi ragazzi qui si fanno i loro manifesti così, ecco, forse si è interrotto questo rapporto con gli artisti, io non so perché, però c'era stato un primo momento di richieste e anche di adesione di alcuni artisti a queste richieste. Forse questo è solo uno dei casi, adesso mi viene in mente questo. Tu sì, prima cosa? No, ricordo bene questo fatto perché anch'io ero stato, mi avevano chiamato appunto per fare così delle piccole dibattiti, così incontri anche sul piano tecnico proprio per il manifesto, la fotografia eccetera, però tutto sommato si è limitato al fatto puramente tecnico. Quando si è tentato in fondo di approfondire un po' il discorso sul piano proprio semantico, sul piano della comunicazione, sul piano dell'efficacia, anche sulla teorizzazione, diciamo, dell'efficacia della comunicazione visiva, tutto si fermava perché sembrava che fosse per loro più urgente impadronirsi di certi strumenti tecnici e basta. Ecco, anche la cosa si è fermata anche per una esigenza loro che era molto limitata, mi pare. E poi c'è anche qualche altro fatto, perché io penso che si siano legate più a certi gruppi e quindi abbiano proprio così determinate come dire, posizioni riguardo anche all'arte, no? Però questo si è verificato forse perché appunto gli artisti o certi artisti si sono tirati indietro in quel momento. Io credo che adesso quei giovani lì siano piuttosto legati a, non so, alla rivista Realismo, mi sembra di capire, sì, quindi sostengono certe posizioni, però forse è mancato il dibattito, non lo so. Ma io penso che appunto questa esperienza che è stata citata da De Re, da Primo Fattoli, in fondo escluda, o perlomeno dica che è problematico, uno dei quesiti che è stato posto da Tonino, e cioè se l'artista deve diventare insegnante. Cioè, indubbiamente in quei momenti in cui i ragazzi del movimento studentesco, ma non soltanto, chiedevano aiuto, chiedevano lumi tecnici, eccetera, eccetera, gli artisti si facevano insegnanti di qualcosa, trasmettevano un sapere, trasmettevano una abilità, una tecnica, e non è stato sufficiente a provocare grandi cose. Al tempo stesso probabilmente i dibattiti in cui si sono impegnati li vedeva maggiormente come sociologi, cioè a rilevare alcuni aspetti sociologici dell'operario artistico e alla necessità di prendere questa o quell'altra posizione, e visti i risultati così limitati e così ormai ridotti all'interno di pochi gruppi, quindi di conventicole possiamo anche dire, anche il sociologo o la sociologia fatta dall'artista in prima persona è un dato ancora insufficiente. E io ritengo che appunto l'artista oggi non debba cercare una propria posizione tipicamente sociologica, tipicamente didattica, eccetera, eccetera, ma debba così prendere atto della irreversibilità di certi processi di linguaggio che sono in atto, e quindi fare la propria ricerca chiarendola al massimo, ma debba soprattutto farsi politico se si vuole, quindi organizzarsi in primo luogo e organizzarsi intorno a partiti e a temi che siano di una chiarezza estrema e che chiedano senza indugi agli organi che sono gli organi di governo un intervento, perché siano date strutture, perché siano create le possibilità di un operario artistico diverso. Io credo che se questo non è tutto sia una porta aperta verso una speranza, verso un rinnovamento. Quindi non capisco perché gli artisti oggi come oggi non debbano intervenire presso la regione nel momento in cui si formula una legge sui beni culturali e sugli interventi di tipo... Stacco il telefono. Sì.
sugli interventi di tipo generale sul mondo della cultura, sulle strutture culturali, e invece sarebbe un'occasione per essere presenti, perché gli artisti non trovino il modo di proporre una funzione pubblica anche per tutte le forme, per le istituzioni pubbliche che esistono, compresa anche la Galleria Comunale d'Arte Moderna, compresi i locali che dovrebbero essere attrezzati per incontri culturali. Dico culturali perché non è sufficiente più ormai fare il pittore come tale, ma mi sembra che siamo tutti d'accordo, entrare in una dialettica che comprenda le varie facciate che la cultura d'oggi esiste, altrimenti quelle due culture a cui si accennava, una tecnica che esclude la umanistica e quella umanistica che sembra raccogliere anche gli stimoli della storia dell'arte, finiranno per andare ognuna per conto proprio e per avere quel cittadino dimezzato a cui accennava Dedè quando parlava della scuola. Sì, questo argomento mi suggerisce un problema, che è questo. Pantole ricordava la partecipazione della folla addirittura a questa famosa mostra del Portico Sant'Antonio. Era un periodo molto diverso da quello di oggi, anche politicamente diverso, anche socialmente diverso. Ecco, non sarà che allora e non oggi le opere d'arte avevano ancora una carica dirompente, e oggi, dico, con le bombe che scoppiano, con i rapimenti, tutti i giorni accendi la radio e ti domandi chi avranno sparato fra le gambe, chi avranno rapito, chi avranno ammazzato. Ecco, non sarà che il nostro apporto, diciamo, risulta poi irrilevante, il fatto che noi ci dibattiamo all'interno del linguaggio, dell'impegno fatto in studio o anche, se vuoi, all'aperto, in mezzo alla gente, non sia poi così forte, così rilevante, quanto invece lo sono i fatti della vita quotidiana, molto più drammatici, molto più brucianti. Ecco, non ci sarà anche questo aspetto da valutare, e se è così, non sarà il caso di rivederci le bucce in altri modi, e no, io però non saprei dire quali. Tu prima cosa ne pensi di questo? È certo che bisogna cambiare strumenti, non è più con lo strumento dello scandalo che oggi possiamo stimolare degli interessi nella gente. Certamente non è né esponendo un nudo né esponendo un sacco che oggi, perché oggi la gente ne ha viste di tutti i colori, le vede sui giornali, televisione, cinema, dappertutto, le vede, oltre a quei fatti che di cui tu stai parlando e che non suscitano il minimo scandalo più, ormai la gente si è abituata anche alle bombe, le pistolettate. Invece io penso che ci dobbiamo impegnare proprio sulle strutture, sui problemi sociali, di organizzare delle strutture tali per una divulgazione della cultura. E mi sembra che oggi sia più che mai indispensabile, perché probabilmente se ci fossero delle strutture pubbliche che permettessero veramente la divulgazione della cultura, probabilmente avremmo meno disperati, meno indiani, meno gente marginata, meno lotte assurde come quelle che stanno succedendo. Probabilmente avremmo una gioventù migliore, dico, una civiltà migliore, sicché per questo lo vedo ancora più indispensabile oggi. Ti ripeto però, con strumenti adeguati, non più con quelli. Cioè, non possiamo più fare della pittura l'arma, ma noi come pittori essere anche uomini politici, cioè chiedere e lottare per avere certe strutture politiche. Ecco, ci terrei a che precisassi un po' meglio, dici come pittori uomini politici. Ecco, questo cosa significa nella tua specificità, per esempio? Significa che dobbiamo fare l'uno e l'altro. Dobbiamo dipingere, però anche occuparci dell'organizzazione della cultura. Sì, ma resta ancora il problema di come motivare, diciamo, la gente. Io torno a contrapporre questa cosa. Tu hai detto una cosa molto giusta. Purtroppo la gente si abitua anche alle bombe, no? Diciamo che da questo punto di vista sono più fantasiosi i bombaroli, perché un giorno buttano le bombe, un altro giorno sparano fra le gambe, un altro giorno un incendio, insomma hanno un minimo di fantasia, quindi riescono a motivare la gente, quindi l'attenzione. C'è poi tutta la complicità della stampa che pompa, esalta, utilizza queste cose proprio per fini che conosciamo, no? Ma da parte nostra, ecco, questa capacità di motivare esiste ancora? Cioè la capacità di suscitare curiosità nella gente, di attirare in qualche modo l'attenzione. Ecco, questo purtroppo mi pare che esista molto meno, anche se noi dovessimo avere delle strutture funzionanti, rimane sempre, credo, una
uno stacco enorme tra gli operatori e quelli che subiscono gli operatori. Noi l'abbiamo visto anche in questa mostra, moltissima gente che passa però, pochissimi quelli che si fermano per domandare, per sapere, per informarsi, eccetera. Quelle cose sono due: o sanno già tutto e allora non c'è bisogno che nessuno di noi intervenga, oppure capiscono benissimo dalle immagini, ma allora saremo veramente molto più avanti. E a questo punto non mi domando perché la gioventù non sia poi tanto migliore. Non so, forse ho fatto un discorso un po' confuso, ma io avrei proprio bisogno di capire questa che cos'è che si deve fare, cosa si può fare. Rispondere a questo quesito mi sembra, oggi come oggi, impossibile a tutti. Cioè impossibile a tutti perché in effetti noi non possiamo che porci in una prospettiva di promozione dall'interno di una nostra specificità e cercando di essere politici al massimo proprio nella richiesta di cose, nella rivendicazione di cose che ricadono nell'ambito dell'organizzazione culturale. Penso che tutto ciò che verrà in seguito ci riguarderà come scelte di fondo, per cui potremo partecipare ad un comizio, potremo anche andare ad uno scontro, potremo variamente impegnarci in quella che è la vita pubblica, ma se c'è una specificità di funzione, questa funzione non può che avvenire, mi sembra, in questo tentativo, in questa prospettiva. Ora, certo, Tonino ha toccato anche un argomento che può essere importante. Ecco, di fronte a fatti come quelli che succedono, fatti terribili che indicano a quale grado di violenza sia arrivata oggi la vita pubblica in Italia, ecco, una presa di posizione dell'artista, secondo me, si può fare in modi assolutamente anomali rispetto alla ricerca, se si vuole. Oggi potremmo considerarli anomali, ma non inutili. C'è stata la mostra per l'Algeria 62 fatta dal gruppo d'iniziativa e fu una mostra in cui si impegnarono in vario modo con opere figurative e astratte che si sforzavano di mettere davanti agli occhi della gente situazioni, diciamo, non immediatamente figurative, situazioni che potevano provocare dei movimenti di disgusto, eccetera, cioè provocare la gente e su questa base poi discutere anche sulla violenza. Penso che una mostra come questa, e senza togliere nulla alla ricerca, che può implicare anche una ricerca sull'immagine, sulla figura ancora, io credo che anche questo settore possa dire ancora qualcosa, e comunque sull'espressionismo che sembra così lontano in qualche modo, possa trovare punti di coagulo in mostre che tendano a provocare il pubblico sul tema della violenza, diciamo. Questo è un esempio e ovviamente può essere rivisto, può essere discusso, ma credo che anche oggi si possa in qualche modo intervenire in una delle varie branche della ricerca che ogni artista ha davanti a sé. Tu devi qualcosa da dire? Sì, io penso che mi sembra di aver capito che si dà già per scontato qui stamattina, con un ottimismo che direi sfrenato, che queste strutture pubbliche possano essere in qualche modo così sollecitate in modo da ottenere che si sblocchi una certa situazione in tempi brevi. Io questo non lo credo tanto, perché sono abbastanza pessimista, cioè non vedrei come gli artisti possano, come diceva Primo, agire nella struttura e fare in modo che la struttura si muova, no? Perché ci sono stati tanti tentativi negli ultimi tempi di fare questo, però sono sempre stati dei tentativi che si sono così, che hanno abortito tutte le volte. Allora mi sembra che su questo punto bisogna studiare dei modi per intervenire e riuscire finalmente nello scopo. Ieri nel dibattito che c'è stato alla
proprio alla fiera dell'Unità, nei locali della mostra, si era parlato, dico, in questo dibattito c'era poco pubblico, devo dire, e quindi anche questo deporrebbe a sfavore di queste cose, perché sembrerebbe che il pubblico che è passato dal festival sia stato così più interessato ad altre cose, alla lotteria oppure alle salsicce, arrosto. Però quelle poche persone che si sono riunite a dibattere hanno anche espresso così alcune intenzioni precise e anche l'intenzione di aggregarsi nella struttura, per esempio, del Partito Comunista, che è una struttura efficiente, e cogliendo così questa disponibilità che attualmente il partito mostra per questa sensibilità per questi fatti della cultura. E mi pareva che si fosse parlato addirittura di un manifesto, di un documento da fare e poi di riunioni da stabilire a breve scadenza per organizzare dei momenti di intervento. E mi sembra che questo forse sia una cosa importante, al di là di tutte queste. Cioè, noi abbiamo stamattina fatto un po' un salto in avanti, nel senso che abbiamo dato per scontato che si realizzino queste cose così facilmente. Invece non sarà facile, però forse ci sono delle possibilità e bisogna perseguirle. Sì, io vorrei precisare una cosa, che la mancanza di pubblico era dovuta a qualche maglia che è saltata nell'organizzazione. Per esempio, il manifesto che annunciava il dibattito forse è pronto oggi, il dibattito si è fatto ieri, mentre abbiamo visto, per esempio, che dove l'organizzazione ha funzionato, per esempio nella musica, beh, la gente c'era e come, quindi probabilmente è una questione proprio di smagliatura che non è da addebitare a nessuno, insomma, ritardi nella stampa e così via. Volevi completare? Beh, non lo so, perché io ho sempre notato che per la musica la gente c'è sempre, mentre per le mostre e i dibattiti che riguardano così le arti visive c'è molto meno. Ad ogni modo, io dico, forse sarà stata una questione di disorganizzazione, però la gente che passava di lì vedeva la locandina con l'avviso e però se ne andava, non si tratteneva affatto. Forse si potrebbe farne un altro prima che finisca la festa. Diciamo che saranno stanchi dei dibattiti e forse non hanno tutti i torti. Vabbè, qui siamo ormai alla fine e avremo, se no, 2 o 3 minuti. Se abbiamo delle cose fondamentali da dire, importantissime, le tiriamo fuori, altrimenti decidiamo di chiudere. Tu, Salvatore, il coordinatore di tutta questa operazione, pensi che si possa... No, penso che si possa chiudere veramente a questo punto e dire semplicemente che l'impegno che c'è stato in questi 20 anni è stato un fatto estremamente positivo e oggi lo possiamo dire, che problemi aperti ne restano una infinità e oggi c'è soprattutto da superare una fase di stallo che è piuttosto pericolosa oltretutto e che per il momento, senza ottimismo, ma considerando che la via aperta non sia molto diversa da quella che abbiamo proposto, è che ci sia da rinnovare l'impegno con anche un atto di fiducia, non so quanto ottimistico, ma con un atto di fiducia nella situazione attuale, più disponibile, cercare di concentrare un po' tutte le forze degli artisti in una lotta che li veda ancora una volta in prima linea. Bene, erano presenti Anna Maria Janin, Primo Pantoli, Salvatore Naizza e Tonino Casula. Grazie a tutti e a risentirci. Abbiamo trasmesso Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.